Noi viviamo un momento storico in cui la globalizzazione ha quali attori principali nel proprio scenario lobby finanziarie e grandi multinazionali che hanno una macroproduzione di prodotti seriali. Hanno quindi necessità di avere trattative con organi apicali e hanno necessità che gli organi che non sono apicali, quindi quelli comunali, regionali, ma anche quelli nazionali, abbiano una particolare dequalificazione, in modo che non abbiano la possibilità di interloquire ed opporsi a posizioni che in realtà sono contrarie ai territori che vengono rappresentati. Per questo hanno necessità di dequalificare il personale politico ed è una strategia che va avanti da molto tempo. E l'emblema, dal mio punto di vista, di questo momento politico è proprio la rappresentanza dei 5 Stelle, dove si dice uno vale uno. Uno vale uno è proprio ciò che vogliono le grandi lobby, cioè non vogliono trovarsi davanti persone preparate, persone indipendenti, persone capaci di dire no.